Questo è il periodo delle feste dell'unità, abbiamo tre personaggi di spicco, non fraintendete, del Partito Democratico e della festa dell'unità di Palo del Colle, Tommy Amendolara, il segretario del partito palese. Qual è il contenuto politico di questi tre giorni? Quest'anno abbiamo organizzato una festa ricca di contenuti politici. Partiamo sabato mattina con un workshop sull'urbanistica con la presenza dell'assessore regionale Giannini e con il professor Ferrari, progettista del PUC di Palo, oltre all'assessore lavori pubblici e urbanistica. Continuiamo nel pomeriggio con la riforma costituzionale con il senatore La Torre e il presidente dell'AMPI provinciale, il professor Pappalardo. Domenica mattina presentiamo con tutta l'amministrazione comunale, gli stati generali della città e concludiamo domenica pomeriggio con un dibattito sul terzo settore, opportunità e risorse con l'europarlamentare Elena Gentile. Ecco, il sugo è tantissimo, così come tanti sono gli appuntamenti culturali e spettacolari. Matteo Palermo, il vice segretario del PD Palese, qual è il filo conduttore di questi eventi? Allora, il filo conduttore di questi eventi è stato quello di unire il connubio tra talenti locali con insomma, artisti nazionali e internazionali, perché crediamo fortemente nel rilancio della cultura palese, quindi unire i talenti nostrani a dei nomi internazionali fa sì che si crei, come dire, una sinergia positiva per chi nel nostro territorio cerca di impegnarsi per fare cultura e portarla in alto. Il filo conduttore è stato quello del divertimento per i giovani, ma anche della musica di qualità. Avremo, come dire, ospiti che proporranno non proprio musica, diciamo, scontata, e contemporaneamente una proposta che riesca ad abbracciare le esigenze degli adulti e dei più giovani. Si vede che Matteo è anche un musicista, ma siccome non siamo a pettinare Cesare Sblano, che ci dice quali sono alcuni di questi appuntamenti per cui dobbiamo necessariamente essere a Palo, anche se non si è del PD, perché alla fine è aperto a tutti. Andiamo avanti. Giusto, giusto. Allora, partiamo con venerdì, ci sarà una rappresentazione teatrale in piazza tenuta dall'associazione Impronte. Poi passiamo direttamente a sabato, dove abbiamo come ospite la bellissima Selma Hernandez, una cantante brasiliana. Vestita? No. Viene vestita? Sì, sì. Viene vestita, vabbè. Accompagnata dalla chitarra dal maestro Luigi Rana. Poi il noto DJ con i suoi giocattolini, perché lui è DJ Osso di M2O, quindi lui, diciamo, piace anche far divertire anche i più piccoli. E poi chiudiamo con domenica con una cover band di Michael Jackson e subito dopo ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria, che speriamo ci diano un bel risultato. Mi raccomando, non truccate i biglietti, deve essere una cosa trasparente. Come votiamo al referendum? Sì e no. Sì e no. Abbiamo entrambi... No. E soprattutto, quando si fa il referendum? A dicembre. È deciso il referendum, si fa a dicembre e votiamo. Abbiamo nel dibattito sulla riforma costituzionale, ospiteremo sia pareri a favore del sì che del no. Quanto è bello il confronto democratico, appunto. A tutti gli effetti. Diamo spazio a tutti. Partito democratico, non ci avevamo pensato. Beh, allora, buona festa dell'unità. I giorni lo ricordiamo? 30, 31 e 2 ottobre. Venite a trovarci.